la benvenuta al Golden Voice. Buonasera a te. Allora Paola, tu sei un nostro giudice emozionale, sì. E, emozionale, quindi chiaramente tu sei una persona che vive di sensibilità, di affetti, di emozioni, quindi, sì. No? E, allora, intanto parlaci un po' di te. Chi è Paola? Che cosa fa nella vita? Che cosa ha fatto? Che cosa farà? Non lo so. Allora, diciamo, io amo creare. Ok. Disegnare, creare, costruire, realizzare cose dal nulla, insomma. E mi è sempre piaciuta la musica in generale, così l'ho sempre ascoltata. E se fossi stata veramente brava magari avrei intrapreso anche la carriera di cantante. Wow, vedi? Sì, però sono molto timida, quindi queste cose... Si vede che sei un po' timida. Senti, ma allora ti chiedo questa cosa, quindi abbiamo parlato già un po' di musica, questo sarà appunto un torneo dedicato ovviamente alla musica, e ti chiedo, proprio per entrare un po' nello specifico, no? Quando tu ascolti una canzone, sì. Che cosa ti fa emozionare? Nel senso, la musica, il testo, o piuttosto il cantante, c'è cioè una voce particolare? Cioè, da che trai la tua emozione? Allora, dipende molto. A volte c'è il cantante, okay. Che ha quello, magari lo sguardo, il modo come si pone, quindi ti trascina nella musica e quindi segui le parole e la musica, le note. E in altri casi invece mi piace molto sentire la musica, le note che ci sono, i ritornelli. E poi dipende dalla canzone, da quello che c'è scritto, non deve essere magari ripetitiva, e c'è una storia dietro e quindi magari io mi ci medesimo e quindi la vivo insomma molto, molto intensamente. E quindi sei più rock o più romantica, quindi melodica? Sono un po' particolare, nel senso un po' moderna come canzone, musiche, quindi come ti posso spiegare? Ti dico degli esempi, nomi, esatto. Bruno Mars, oppure Two Colors, oppure italiano? Italiani raramente, però ci sono dei cantanti che mi piacciono. Tiziano Ferro. Eccomi, dai. Qualcuno, Tiziano così. Nostro. Anche Mengoni. Mengoni mi piace. Qualcosa, sì. Sì, qualcosina anche di lui. Mango. Ah, beh. Mango è uno dei miei preferiti. Sì. Tu sai che il giudice emozionale, quindi, è un giudice che... alla fine di tutta l'esibizione dovrà votare quale appunto è fatto venire la famosa, no? Pelle d'oca. Sì. Pelle d'oca. Sì. E, allora ti faccio questa domanda, no? E, quando tu vedi un'esibizione, che cosa ti coinvolge? Tu prima parlavi dello sguardo, come ti guarda, no? Sì. Quindi che cosa dovrebbe fare un performer per farti arrivare la sua canzone? Un cantante, diciamo. Farmi sentire la canzone non recitata. Ok. È come se mi stesse raccontando una cosa, ma la sta cantando. Ok, una cosa quindi, sua. Sì, la deve fare sua, brava. E... quello mi trascina, quello sì. Non mi devo rendere conto che sta interpretando una canzone. Così. Deve essere una cosa tipo una cosa sua che esce e mi sta parlando e quindi io sono attratta da quello e seguo tutto il discorso della canzone. Ah, ma che carina questa cosa, sì, però. Un po' particolare. Beh, praticamente ti deve far entrare, sì, un po' nel suo mondo, sì, diciamo, no? Mi ci devo immedesimare. E ci sono poche canzoni che riescono a farlo e è una sensazione un po' particolare, però mi prende tantissimo questa cosa. E lì valuto, insomma, la bravura del cantante, della persona. Ok, un'ultima domanda ti faccio. Questa famosa musica, no? Che tutti noi ascoltiamo in tutti i momenti della giornata, in qualsiasi momento. Se tu dovessi dare una sorta di percentuale,
Che percentuale ha la musica nella tua vita di tutti i giorni? Mille per mille. Addirittura, cioè, io, sempre? Sempre, io l'adoro. Io se posso sentirla tutti i momenti, l'ascolto tutti i momenti. Dai! Sì. No, ho fatto quasi esplodere il mio telefono per le musiche che salvo, perché mi colpiscono tante musiche, tanti ritornelli, quindi le salvo, le salvo. Sì. Allora, tu prima hai detto, se avessi potuto, sì, avrei fatto anche la cantante, da sì, grande, no? Quindi comunque è una sorta di sogno nel cassetto, no? Sì. A parte ti dico, non è mai troppo tardi, perché non è mai troppo tardi, ma detto questo, se tu avessi fatto la cantante, okay, qual è la canzone... Una, me ne devi dire una. Qual è la canzone che ti rappresenta di più e che canteresti? E perché? Guarda, una in particolare che amo tantissimo è Bella d'estate. Di Mango. Io l'adoro. Ma perché? Perché parla di come ti posso spiegare, visto che ci sono, è un'esperienza anche mia, di due persone che poi si lasciano, quindi una persona lo capisce prima. E quindi ti dice il momento che già lo sapevi ma non lo avevi ancora detto, e quindi questa cosa non so come dirtelo. Vabbè, però diciamo ti rappresenta comunque, sì, la sì, senti che ti rappresenta tanto, sì. Va bene, allora concludiamo questa intervista. E da giurato vorrei che tu facessi un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e a tutte le squadre. Sì. Guarda, con cuore veramente vi auguro di affrontare questa avventura, ragazzi, impegnatevi, sarete tutti bravi, lo so, niente, in bocca al lupo per tutto, un abbraccio. Grazie, bravo, è stata un'intervista bellissima. Grazie. Baci.